I villaggi di montagna sono rimasti come un tempo, con le loro case in pietra e fango, arroccati sulle rocce, circondati da piantagioni di catte e caffè, delimitati da caratteristici muri in pietra, rappresentano le più suggestive vedute yemenite, un tesoro paesaggistico senza eguali. La capitale Sana'a è stata dichiarata dall'UNESCO Patrimonio dell'Umanità, per via di quell'atmosfera rimasta intatta da millenni che si respira nelle piazze, tra le strade, nei mercati. Profumi, colori e suoni divenuti l'emblema di questo mondo arabo autentico. E proprio qui comprendiamo l'importanza dello Yemen come punto nevralgico del commercio del caffè. Lo testimonia la presenza di un antichissimo caravanserraglio, l'unico ancora attivo. Collocato nel cuore del mercato, accoglie anche oggi, come secoli fa, i commercianti pronti per la contrattazione dei prezzi. I sacchi di caffè vengono stoccati nei magazzini a livello del suolo, mentre una parte degli spazi è destinata alle diverse fasi della lavorazione del prodotto: la setacciatura dei chicchi e la pesatura dei sacchi. Al piano superiore vi sono i vecchi alloggi che un tempo offrivano ristoro e riposo ai commercianti che avevano percorso lunghe distanze con i loro pesanti carichi. I caravanserragli hanno lasciato il posto a modeste strutture ricettive, frequentate da lavoratori stagionali che giungono a Sana'a in cerca di occupazione.